Ah, Marta, sei pronta? Ma ti distrai sempre. Ah, ma siamo in diretta? Siamo in diretta, siamo in diretta. Ma io vedevo la mano delle decine. Lorenza, decine, eccola lì, guarda che ti fa le pernacchie. Senti Marta, abbiamo qui un ospite d'eccezione, adesso lo presentiamo, sì. Anzi l'hai già presentato prima, ma lo presentiamo meglio. Ma siamo davvero in diretta, perché guarda che ci fanno gli scherzetti dalla regia. Ma stiamo scherzando? Ma già che siamo in diretta, Marta. Siamo in diretta, sì. Ok, vabbè, allora fidiamoci. Ma no, non ci crede, no, non ci credo, dopo che ci hanno preso in giro, prima ci hanno fatto... Siamo in diretta. Ma perché ti hanno preso in giro? Regia, prima. Date un ok a Marta che è in diretta, perché siamo eccola qua, vedi. Adesso mi fido, possiamo andare avanti. Bene. Allora, siamo qui con Alessandro Allocco, no? Gallerista, critico d'arte, editore, no? Ecco, di ATB sì. Edizioni di Torino. E quindi meglio di così in questa location, no? Non da poco, no? Comunque Matteo braverrimo, Hai visto che roba? Proprio una roba. Matteo, hai visto che forte. Brividi. Allora, siamo al Salone Internazionale del Libro, quindi parleremo di libri, ma le puntate di Mi Ritorni in Mente avranno un po' un'unione tra libri e arte, no? Non soltanto nella puntata di oggi, ma anche in quella di domani, poi scopriremo meglio perché. Vogliamo sapere da te, perché secondo me non tutte le persone che ci stanno ascoltando lo sanno, che cos'è un libro ergodico? Allora, sì, spieghiamolo bene, perché allora non è facile, è un compito difficile quello che ti diamo. Allora sì, è un compito difficile, ma devo dirvi, voi dite che non tutti lo sanno, io credo che non lo sappia nessuno. Va benissimo. Ecco. Perché mi è capitato di andare da dei librai addirittura a dire, guarda, abbiamo dei libri ergodici molto belli, infatti, e loro mi hanno detto ci fidiamo, ma non sappiamo che cosa sono. ci fidiamo, ha detto che sono belli, quindi ci fidiamo, ma non sappiamo che cosa sono. E, beh, dunque, la letteratura ergodica, non vorrei fare una lezione perché... No, avviciniamo le persone così, è una cosa che non conoscono. Sì. La letteratura ergodica non è conosciuta in Italia, è conosciuta molto poco in Italia, in effetti. Anche se abbiamo avuto dei grandissimi scrittori, come Italo Calvino, che sono stati dei precursori per quanto riguarda la letteratura ergodica, quella che stiamo pubblicando noi. Il Castello dei Destini Incrociati, per esempio... o Se una notte in inverno un viaggiatore, sono due esempi di letteratura ergodica di un italiano. Poi, come spesso capita, è tutto quanto morto, non si capisce bene per quale motivo, e si è trasferito invece oltreoceano. E quindi noi l'abbiamo poi importato come novità assoluta, perché noi ovviamente tutto ciò che arriva dall'America è assolutamente bellissimo, e l'abbiamo importato come novità assoluta con un libro che insomma fa un po' da bandiera alla letteratura ergodica, che è Casa di Foglio di Daniel Eschi. Ma che cos'è la letteratura ergodica? Ecco, un po' di caratteristiche della letteratura ergodica, così almeno lo facciamo capire. Cosa si basa, le tematiche, cosa anche di particolare? Allora, intanto il nome, letteratura ergodica, che cosa vorrà mai dire? È una, non sto a fare la cronistoria del nome greco, perché comunque deriva dal greco, sappiate questo, tutti i telespettatori. Vabbè, ci basta, siamo sufficienti. Siamo già contenti così. E il greco ha una particolarità, cioè le parole greche antiche, hanno vari significati. Si passa dal significato di energia, al significato di percorso, al significato di via, di fatica. Questo fa in modo che la letteratura ergodica sia davvero questo, cioè fatica, un percorso, un andare verso un qualcosa. Non dobbiamo però pensare che sia un qualcosa, dicevo, caspita, una cosa difficilissima da leggere. Non si no, perché sennò così spaventiamo, infatti. Sì, un po' vanno spaventate le persone, perché tutti quanti sanno leggere, ma la letteratura ergodica non è un modo di leggere esattamente come un libro normale. Cioè, io non basta che prenda il mio libro, lo sfoglio. Sì, so leggere, più o meno. Anche perché certe volte si sfogliano anche in modo un po' particolare. Proprio. E poi magari chiedi, ma che cosa hai letto? Ah, non so, vediamo. E, in realtà questo è la letteratura ergodica, è una letteratura che prevede un pochino più d'attenzione, perché poi ci sono degli scherzetti all'interno. Dei trabocchetti. Ma già questa è la cosa bella. Questo è un gioco, scherzetti. Una sfida. Dolcetto scherzetto. Ma perché certe volte si dice sono come un gioco, ma...
E forse è un po' riduttivo, no? È un po' riduttivo, è un po' riduttivo. Però perché c'è la sfida dentro. C'è una sfida, nel senso che il testo non è un testo pagina per pagina, nel senso che io giro la pagina, so che dall'altra parte trovo la continuazione di quello che ho finito di leggere prima, e poi giro l'altra pagina, e poi giro l'altra pagina, e poi giro l'altra pagina, e poi mi addormento, ovviamente è come contare le pecore, no? Se la trama non è avvincente. In realtà la letteratura ergodica ha voluto conferire ai libri quel fattore wow. Allora, facciamo una breve indagine di mercato. Sì. Quando voi comprate un libro, lo comprate per cosa? Vedete, adesso abbiamo invertito le parti, certo. Sono io che faccio domande. Esatto, un attimo, ho creato una situazione di ribaltamento. Il titolo è quello che mi colpisce più di tutto, subito. Cioè, la copertina, no, non ti interessa? Io sì, la copertina sì, io è titolo. La prima cosa copertina che mi avvicina. Un libro non si giudica dalla copertina, ma... Però ti fa avvicinare o distanziare, diciamo. Sì. E poi poco importa quello, io credo che quasi nessuno legga la sinossi, cioè il riassunto dietro, sostanzialmente, sì, quello che... quello sempre. Lo leggi sempre? Sempre. Un passo successivo. Cioè, dopo che mi hai catturato con la copertina, allora leggo la sinossi. E se ti interessa compri il libro, se no diversamente. No. Cioè, come non porterei via un paio di pantaloni senza averli provati. Però capisci che non ha quel fattore wow, nel senso che tu dici, allora se la copertina è proprio molto bella, ma se una copertina dovesse essere di un colore unico, oppure non dovesse essere particolarmente accattivante, non ha quel fattore wow. Tu dici, il libro può essere la cosa più bella del mondo, ma tu non sei interessato. In più, tutta la gente che legge, poi ovviamente soprattutto in Italia, siamo tutti critici, siamo tutti letterati, siamo tutti artisti, per cui ad un certo punto dici, va bene, questo libro, ho letto di meglio, ma io lo farei meglio, io scriverei meglio, è sempre un po' così, no? Sì. In realtà con la letteratura gotica non lo puoi fare, perché fino alla fine tu non capisci assolutamente nulla. Tu quindi c'hai un libro, che forse non è proprio un libro. Che sfogli, ma forse lo sfogliare non ti sta portando nella direzione giusta. Forse lo sfogliare non ti sta portando nella direzione giusta, perché se tu non lo leggi con attenzione, non riesci a capire che magari ci sono, o magari ci passi sopra, ci sono dei caratteri diversi, magari ci sono dei colori diversi, magari ci sono anche proprio a livello grafico, ci sono delle scritte messe allo specchio, oppure ci sono dei rimandi a delle note a pie pagina o delle note a fine libro che saranno vere, saranno false e devi andarlo a verificare. È una sfida continua con il lettore, ma questo fa in modo che il lettore partecipi al processo creativo dello scrittore. Eccolo lì, ecco, infatti la differenza perché, che fa grossa è questa. Eh già, sì. Perché lo scrittore delle volte scrive, poi il libro ovviamente passa attraverso varie mani, no? Nel senso che c'è quello che corregge le bozze, perché gli scrittori scrivono e quasi tutti scrivono molto bene, ma alcuni hanno bisogno, anche per quanto uno possa scrivere bene, qualche errore c'è sempre, no? Qualche precisazione, quindi passa attraverso varie mani, e una volta che il libro è confezionato, cioè passato attraverso tutte le mani, viene poi pubblicato. Certo. Questo è molto lontano dalla creatività principale, no? Primigenia dello scrittore. Perché lo scrittore sì, ha scritto una cosa, ma poi è stata comunque verificata, sì, e magari precisata. In realtà, attraverso la scrittura ergodica, tendenzialmente lo scrittore riesce a, è vero che anche qua passa tramite varie mani, ma lo scrittore riesce a far partecipare, perché dice, io in quel momento ho scritto questa cosa perché magari pensavo a quel momento della vita in cui c'era un sole splendente, in cui il mare era agitato e quant'altro, e magari te lo fa vedere in un'altra parte del libro che è del tutto contestualizzata, ma che comunque precisa quel determinato sentimento. Si può dire che catturano proprio anche proprio il lettore, te lo portano proprio un po' dentro, cioè nel senso che... In realtà i libri ergodici questo dovrebbero fare, ecco, se quindi sono scritti bene. Sì, quindi proprio come farti fare un'esperienza molto anche concreta, non solo di lettura, perché quindi... E soprattutto non ti fanno perdere, nel senso
che allora, se la storia è molto bella, diventa avvincente, cioè per esempio un romanzo, sì, certo, diventa avvincente se la storia è molto bella, sì, ma anche nei romanzi ci sono dei momenti di caduta, di tensione, sì, perché non è che un romanziere può scrivere magari ci fosse quello, sì, che, sì, che ti, no, tiene, sì, quindi un po' di caduta di tensione. Nel libro ergodico tendenzialmente la caduta di tensione non ce l'hai, perché giravolta non ti ricordi quello che hai letto la parte prima, o non sai se hai colto tutto quello, sì, che, sì, nella parte prima hai letto. In più, noi come casa editrice credo che forse siamo in Italia gli unici, o pressoché gli unici, insomma, non ce ne sono tanti che si occupano di letteratura ergodica. Ci sono delle grandi case editrici che hanno fatto delle cose molto difficili. Noi abbiamo cercato di tradurre la letteratura ergodica lasciando quella complessità, ma semplificandola anche un po', perché ovviamente non può diventare pazzo per leggere un libro, perché, certo, ad un certo punto non, certo, lo legge più, sì, naturalmente, sì, sì, quindi deve essere quel giusto grado di difficoltà. Beh, ma lo abbiamo condito anche con tutta la parte virtuale, perché ormai non si legge più soltanto in maniera cartacea, e qua il Salone del Libro lo sappiamo molto, sì, bene, sì, perché ci sono un sacco di appunto case editrici che si occupano anche di cose virtuali, e quindi noi abbiamo condito il libro con dei codici QR che ti portano a delle pagine che sono solo virtuali, non sono dei contenuti speciali in realtà, sono proprio delle pagine che completano il libro. Che vivono solo a livello virtuale. Che però, quindi, vivono soltanto a livello virtuale. E che fanno parte a questo punto di tutto, che fanno la parte sfiga, il percorso di un libro. Esattamente, e in determinate, scusati, ti levo, sì, la, sì, parola, sì, ma sai, no, che no, io, no, quando vai, parlo, vai, vado, guarda. E ti levano anche la sensazione che il libro abbia una fine, nel senso che noi periodicamente, a bontà dello scrittore ovviamente, aggiorniamo le pagine, quindi allo scrittore viene in mente qualche cos'altro da inserire all'interno. Si mette all'interno. Allora, è un mondo bellissimo. Noi adesso dobbiamo dare la linea alle notizie sul traffico e al Popolare Network, però guarda, ci hai già stuzzicato tantissimo. Speriamo, bene, che chi ha ascoltato questa intervista possa lasciarsi affascinare dal, grazie, libro molto, ergodico, molto, e speriamo in prossimi anni di poterli trovare anche in giro per il Salone del Libro. Per me andrebbe benissimo. Per ATB Edizioni. Per me andrebbe benissimo, devo dire. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie a tutti.